approvazione del progetto definitivo entro fine luglio, assegnazione dell'appalto per la fine dell'anno e lavori conclusi entro un anno per l'estate del 2019. La Regione annuncia i tempi per il completamento della tangenziale di Bregnano dopo un incontro convocato al Pirellone con i vertici di Pedemontana, società concessioni autostradali lombarde, i sindaci di Bregnano e Cermenate e il presidente della provincia di Como. L'incontro è stato convocato dall'assessore regionale alle infrastrutture Claudia Maria Terzi. Le amministrazioni locali sono state rassicurate dai vertici di Cale Pedemontana circa la totale copertura finanziaria dell'opera e i tempi di realizzazione, ha detto Terzi. Abbiamo chiesto di mantenere in stato decoroso le aree che interessano i lavori. Monitoreremo l'iter di attuazione di questa infrastruttura importante per il territorio. I lavori della tangenziale sono bloccati da tempo, con notevoli disagi per il territorio. Già a inizio giugno, il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, aveva annunciato un intervento della Regione per verificare i tempi di ripresa e conclusione dell'opera. Dopo le necessarie garanzie sulla copertura finanziaria, finalmente sono arrivate risposte chiare e impegni precisi anche sulla tempistica dei lavori, ha detto Fermi dopo l'incontro a Milano. Questa opera è una delle priorità regionali. Non si può attendere ulteriore tempo e già troppi sono stati i disagi arrecati ai cittadini del territorio. I ritardi sull'esecuzione dell'opera sono dovuti a una variante del progetto esecutivo e allo stralcio dell'opera da parte di Pedemontana. Il progetto definitivo sarà inviato entro metà luglio da Pedemontana a Cal, che lo approverà entro fine luglio. Seguirà il bando di gara con aggiudicazione prevista entro gennaio e conclusione lavori per settembre 2019. Già nelle prossime settimane, intanto, saranno avviati gli interventi di pulizia e manutenzione delle aree di cantiere.